presente oggi a Caltagirone a parlare dell'importanza del grano duro in un territorio ad alta vocazione di grani storici, di grani che hanno fatto anche la storia alimentare della nostra terra. Cosa sta cambiando e cosa può cambiare per valorizzare i nostri prodotti? Beh, intanto qui oggi sono a Caltagirone, sono rappresentate le due cerealicolture, cioè una, quella produttiva, la Sicilia, la prima produttrice di grano duro in Italia, e l'altra è il recupero, è la cerealicoltura che tende a recuperare vecchie varietà, antiche varietà di grani duri che hanno fatto la storia del grano duro nel mondo, non solo in Sicilia, che hanno caratteristiche particolari e che rappresentano la biodiversità di cui questa Italia va fiera e di cui il mondo ha tanto bisogno. Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che noi cerchiamo di rappresentare oggi a Caltagirone. Quando io compro il pane, ho pur diritto di sapere con quale frumento è stato fatto? È vero, se parliamo del pane forse è un po' più semplice, ci sono esperienze di pani DOP che certificano la provenienza della materia prima, se parliamo di pasta è un po' più complicato, ma noi dobbiamo considerare che produciamo oltre 3 miliardi di chilogrammi di pasta e ne consumiamo 1,5 miliardi, quindi l'industria della pasta si alimenta anche con grani non italiani, è normale e dà lavoro a tanti lavoratori, a tanti giovani, a tante persone che lavorano nelle nostre fabbriche, però c'è da aggiungere che è necessario valorizzare le paste fatte con i nostri grani, identificarle, tracciarle e spingere i cittadini siciliani ed italiani a consumare paste fatte col grano duro italiano. Ma a tal proposito, l'introduzione di questo mercato TTIP, la SCIA, che idea si è fatta? Beh, TTIP è da una parte un'opportunità, dall'altra un pericolo. Un'opportunità perché la tutela delle denominazioni d'origine negli Stati Uniti è possibile solo attraverso il TTIP. Oggi non sono tutelate. Oggi negli Stati Uniti chiunque può fare pasta tipo Sicilia, vino tipo Piemonte e formaggi tipo ed è legittimo. Col TTIP questo potrebbe diventare illegittimo e quindi valorizzare le nostre produzioni. Dall'altra parte c'è il grosso rischio di avere un aumento delle importazioni di produzioni americane di qualità sia organolettica ma anche sanitaria inferiori ai nostri standard, che come è risaputo sono molto alti. Però io dico che i negoziati vanno fatti, perché le chiusure sono fatte per essere evase, e quindi meglio negoziare che chiudere. Oggi l'Istituto Tecnico Agrario ospita questa importante iniziativa sulla valorizzazione dei grani, più in generale della cerealicoltura locale. L'Istituto Tecnico è stato sempre in prima linea. Come si concretizza l'impegno dell'Istituto in termini di ricerca e anche di professionalità per le nuove generazioni? L'Istituto Tecnico Agrario è stato sempre aperto al territorio e quindi questa occasione, come tante altre occasioni che ci vengono offerte, servono per migliorare sicuramente la professionalità dei nostri ragazzi. Una professionalità a 360 gradi ormai, ed è così che si deve fare, si parla di alternanza di scuola-lavoro e queste iniziative che danno l'opportunità di capire, di vedere e in maniera tangibile cosa c'è sul territorio, quali sono le priorità del territorio, che non è solo naturalmente il grano duro, ma è sicuramente all'interno del nostro territorio una grossa fetta che i ragazzi possono spendere nella loro professione. Quindi il territorio dell'Istituto Tecnico Agrario, quindi tutto il Calatino, è fortemente interessato dal settore dell'agricoltura, della cerealicoltura in generale. E questa è un'opportunità che state, ragazze, per andare a vedere e capire quali sono effettivamente le qualità delle nostre produzioni. Prima si pensava solo all'aumento della produttività, ora si è visto che la produttività viene fuori non solo dalla quantità ma anche principalmente dalla qualità. Noi abbiamo la possibilità di avere dei grani di ottima, di alta qualità, e questo portiamo avanti insieme ai nostri ragazzi, insieme al nostro istituto, cioè la valorizzazione delle nostre
caratteristiche, valorizziamo i nostri prodotti perché valorizziamo così le caratteristiche pedoclimatiche del nostro territorio. Negli ultimi tempi è cambiata anche la sensibilità del consumatore, una volta non faceva caso alla tipicizzazione dei prodotti, oggi vediamo molta più attenzione in questo campo. Perfetto, l'istituto si spende tantissimo su questo perché punta tantissimo sulla tracciabilità dei prodotti. Tracciabilità significa andare a guardare su quella che è la qualità globale dei prodotti, non solo l'aspetto esteriore ma le qualità intrinseche del prodotto. Ormai si parla di prodotti DOP, prodotti di indicazione geografica tipica, eccetera, ma la cosa importante è che all'interno di un'azienda ci sia una figura professionale tecnica che dia le garanzie di una qualità globale. Qualità globale intesa come rispetto dell'ambiente, rispetto dei residui, rispetto della salute del consumatore. Dalla produzione alla trasformazione, dal grano al pane, dall'Istituto Tecnico Agrario al professionale alberghiero, una sinergia rivolta verso il territorio. Siamo qui con due docenti che si occupano proprio di cucina e di sala e vendita, quindi una filiera quasi completa. Com'è questo pane? Allora, è un pane di grano duro, di un grano siciliano molto antico che si chiama Margherito come qualità. Risale ai tempi dei romani, della sua storia. Quindi è un grano integrale, in questo caso è stato prodotto il pane e anche la pasta. In che modo l'avete trasformato, o meglio l'avete condito questo pane? Sì, è stato con condito classica siciliana, calatino specialmente, con olio, sale e peperoncino, e pomodori secchi tritati. Questa è la calatina e poi nei classici modi olio, sale, pepe, olio, sale e origano. È un miscuglio di erbe anche aromatiche, piccanti e non. I ragazzi poi hanno cercato di abbinare anche un vino locale prodotto qui a Caltagirone e faranno anche il servizio con questi prodotti tipici che hanno realizzato oggi, quindi l'azienda porta il loro pane, porta la loro pasta, noi l'abbiamo trasformata e la serviremo anche ai clienti. Prima giornata della biodiversità a Santo Pietro con la stazione sperimentale di granicoltura, un presidio del territorio, un presidio, una banca del seme e soprattutto un presidio che guarda al futuro, perché grazie alla conservazione di tutti questi grani storici sarà possibile andarli a mettere, a rimettere sul mercato e sulla produzione in futuro. Come si realizza e come si concretizza la presenza della stazione di granicoltura in questa giornata bellissima? Allora, la stazione di granicoltura è un ente di ricerca fondato nel 1927 e da allora ad oggi ininterrottamente ha condotto studi sul frumento in particolare e ha avuto, diciamo, anche il pregio di conservare la biodiversità presente in Sicilia. Per biodiversità si intendono varietà diverse di frumento, di leguminose da granella, che sono state conservate nella nostra banca del germoplasma dopo essere state caratterizzate e identificate e oggi sono il motore, proprio la benzina delle piccole imprese, delle piccole filiere a chilometro zero che stanno avviando attività con i grani antichi. La stazione di granicoltura, un ente che fino a qualche tempo fa era considerato quasi un ente inutile, invece ora si ritrova ad essere proprio al centro del futuro, proiettato verso il futuro, proprio valorizzando quella biodiversità che un tempo invece era vista come effetto marginale. Sì, l'osservazione è molto corretta. Il tema è duplice probabilmente. Da una parte la tutela davvero della biodiversità in un momento in cui e la commercializzazione, la globalizzazione, mi riferisco alla farina di Camut che nasconde dietro degli arcani abbastanza complicati, quindi da una parte la tutela del prodotto autoctono, indigeno, proprio per ribadire una linea di diversificazione rispetto a ciò che la globalizzazione in questo momento ci impone ed è una manovra. La seconda manovra, il secondo aspetto è che il patrimonio, l'enorme patrimonio del consorzio, così come
anche di altre realtà che una volta erano considerate palle al piede e non funzionali al sistema, devono essere messe in rete. E allora, se tutto questo, quindi, che passa attraverso, io immagino, la registrazione dei grani antichi e successivamente le fasi che poi dovranno essere affrontate anche in sede nazionale, sono operazioni che vanno in questa direzione, quindi di salvaguardia e di occhio a ciò che può succedere da domani in poi e che nel territorio siciliano, che secondo me va anche tenuto in grande considerazione e deve essere oggetto di valutazione politica piena. Siamo al Borgo di Santo Pietro per la prima giornata della biodiversità. L'istituto professionale alberghiero è presente con tutta la propria scolaresca e con il corpo docente per dare lustro a questa importantissima giornata che vede proprio questo connubio fra la produzione e la trasformazione del prodotto agricolo. Professore, come avete organizzato questa giornata e cosa avete preparato? Allora, dopo aver ricevuto l'invito abbiamo giustamente accolto con passione questo evento che veniva appunto svolto in questa località, che direi che è una bellissima località tra l'altro. Poi, per quanto riguarda il nostro lavoro, siamo organizzati con tutto lo staff dei ragazzi e dei docenti per la preparazione, grazie alla fornitura che le varie ditte ci hanno fornito, e abbiamo potuto sperimentare come le vecchie farine, ormai forse scomparse, siano ancora veramente la valorizzata. Diverse settimane che i ragazzi si impegnano ed è stata organizzata soprattutto grazie alla volontà di partecipare in maniera cooperativa a questa manifestazione. I ragazzi dei nostri settori sono appunto sale vendita, cucina e accoglienza turistica. Come avete preparato la giornata dal punto di vista culinario? Quali sono gli ingredienti e come l'avete condito questo pane? Allora, i prodotti che ci hanno fornito qui proprio rappresentano la nostra sicilianità, e infatti possiamo vedere come questo esempio del pane di Margherito, poi noi abbiamo provveduto al condimento di questo pane, perché così si sente veramente il gusto, il sapore vero e proprio di queste farine antiche. Come è stato fatto? L'indingolo è stato preparato con un pizzico di sale, un po' di prezzemolo, un po' di olio. Ovviamente olio strettamente locale. Olio biologico, strettamente biologico locale. E quindi i nostri ragazzi hanno potuto provvedere a rifinire la preparazione. Poi abbiamo questo pane è stato condito invece con una crema di ceci biologici. Bene, scusi, vedevo pure la cucina fatta in maniera diversa da come viene fatta il 13 di dicembre. Possiamo vedere come l'avete realizzato questa ricetta? Esattamente, questa diciamo che tra le varie ricette che per tutta la Sicilia insomma noi abbiamo per la preparazione della cucina, in questo caso noi abbiamo pensato di farla sotto forma di un'insalata, quindi anche un prodotto fresco di stagione, e abbiamo preparato pure dei cannoli con delle farine che ormai non sono più in uso. E quindi la riscoperta di questa farina, in questo caso il margherito, e diciamo che la ricetta è proprio nostra. Altra sperimentazione, un nuovo piatto. I ragazzi hanno fatto sia l'impasto che il condimento. Sì. Possiamo spiegare come è avvenuto qui questo processo? Sì, anche questa pasta è preparata, diciamo, tutta all'insegna della biodiversità. Abbiamo utilizzato dei grani antichi per impastare, farina russello e farina di Timmilia. Ora i ragazzi vi spiegheranno un attimino il procedimento. La pasta, la ricetta non è niente di nuovo, però diciamo che si è sperimentata nuovamente con queste varietà di grani antichi e di melanzane biologiche. Allora, come l'avete fatto questa pasta? Allora, per la preparazione di questo piatto abbiamo preso le melanzane che adesso li stiamo facendo soffriggere, dopodiché aggiungiamo il pomodoro, il brandy e poi aggiungiamo la pasta e poi infine mettiamo la ricotta salata e pronta a servire nel piatto.